90 minuti fondamentali, uno stadio bellissimo. Questo è il Talus di Lisbona. Siamo pronti, Pierluigi Pardo e Luca Marchegiani. Ciao Pierluigi, ciao a tutti i telespettatori. È un piacere essere qui con voi oggi. Ed ecco le formazioni delle due squadre. È l'ennesima sfida fra queste due grandi squadre, hanno provato anche dal punto di vista dialettico a stuzzicarsi in settimana con le polemiche, adesso però la parola spetta soltanto al campo. Eccoci, si comincia. Attenzione, buona in gioco. Deve buttare dentro un cross. Da qui si vede come sia determinante l'attenzione nell'esecuzione di un passaggio. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Una buona occasione, fuori, ci sarà rimessa laterale. La palla è uscita, sarà rimessa laterale. Trova bene il compagno. Splendido il passaggio, il tiro, molto meno. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Può andare. Può provare. Saggio intercettato. Tiro, grande intervento. Può ribadire in rete. Hanno iniziato con il piglio giusto, ma devono sfruttare meglio questa opportunità. Matuidi. Alexandre. Rodrigo. Mandzukic. Occasione. Palo pieno. Un'altra chance. Era una grande occasione questa. Rodrigo. Cristiano Ronaldo. Palla fuori dallo specchio della porta. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Cerca spazio. Rodrigo. Un'altra buona azione. Peccato sia stata inefficace. Ancora pallone fra i piedi, occasione interessante. Danilo Larangeira. Calcio di punizione che viene concesso. Cepoli. Da lì non si passa. C'è campo per andare. È dunque rimessa laterale. C'è davvero una bella serie di passaggi. È in posizione per il cross. Ha mancato il pallone, non di molto. Allora è fuori, ci sarà una rimessa. Non riescono a trovare il colpo risolutore davanti alla porta. Buona lettura difensiva. Mandzukic. Cepoli.
devono trovare un'idea, non c'è molto spazio. C'è Poli, c'è il lancio lungo, Rodrigo recupera il pallone, Roberto, aggancia il passaggio, prova il filtrante. Occhio al contropiede. Un'altra buona azione, peccato sia stata inefficace. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Cerca la profondità. Ottimo anticipo. Non riescono a trovare il colpo risolutore davanti alla porta. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Può calciare a rete. È mancata decisione nel provare il tiro. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Prova a sventagliare sul secondo palo. Pallone che sembra troppo lungo. Un'altra buona azione. Peccato sia stata inefficace. Mandzukic. Attenzione, libero. Buon recupero difensivo. Roberto. Ci avviciniamo ormai alla mezz'ora. Occhio al cross. Palla persa, poteva essere un'occasione. Spazza via il pallone. Roberto. Cerca spazio. Interviene con sicurezza. Ecco il tiro. Ha sorpreso tutti con quella finta. Palla Matuidi. Mandzukic. Pallone che viene controllato. Matuidi. Palla Matuidi. Grande occasione. Passaggio non va a buon fine. Era troppo solo, non poteva fare altro. Pallone che ha superato interamente la linea bianca. Pallone ha superato la linea, sarà rimessa laterale. Passaggio che non va a buon fine. Possibilità per la transizione offensiva. Attenzione, conclusione. Palo che salva il portiere. Pallone molto interessante, ma non è stato sfruttato a dovere. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. C'è Poli. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Colpisce con violenza. Prova ancora. Pallone dentro. 1-0. Un gol da grande opportunista. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita.
Si ricomincia dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Solo un gol divide le squadre quando mancano 5 minuti all'intervallo. Palla Matuidi. Rodrigo. Alessandro. Cristiano Ronaldo. C'è il lancio lungo in profondità. Alessandro. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Sarà calcio d'angolo. Palla al centro. Va su di testa. Discreta iniziativa. Non è bastato. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente. Da lì può crossare, spazza il pallone. Pallone dentro, c'è una nuova possibilità, ancora corner. Palla verso il centro, colpisce di testa ed è autogol. E qui anche sfortuna, può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso, ci auguriamo che il secondo si possa proporre ancora di più. È stato un brutto primo tempo, anche quell'incredibile autogol che c'è stato, speriamo per loro che nel secondo tempo le cose migliorino. 2-0 il risultato di questo primo tempo, fino a questo momento, insomma, una superiorità evidente. Tutto è pronto, comincia il secondo tempo, vedremo se sapranno gestire il vantaggio. Bologna e Juventus. Rodrigo. Prova il filtrante. Passaggio intercettato, poteva essere un'opportunità. Rodrigo. Douglas Costa. Occhio a Cristiano Ronaldo. Può crossare in area. Occhio all'opportunità. Fischio dell'arbitro, si alza la bandierina, c'è l'offside. Douglas Costa. Rodrigo. Palla Matuidi. Occhio alla ripartenza. Cerca la profondità. Si avvicina alla porta. Qui rischia un po'. Riceve e si prepara ad avanzare.
arrivando in porta. Grande opportunità. Questo fantastico, è incredibile. Davvero un gol bellissimo. Con un vantaggio di 3 gol, partita quasi chiusa. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Zero dunque. Cerca spazio. C'è la possibilità di ripartire. Occhio al lancio lungo. Rimessa in una zona molto pericolosa del campo. Ci prova il tuffo. Occasione fallita, sfortunato qui. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Passaggio che non va a buon fine. Roberto. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Buona battuta lunga. Palla Matuidi, se n'è andata un'ora di gioco. Ha una buona occasione. Cerca la profondità. C'è spazio per calciare. Palla che termina sul fondo, sulla destra. Si è creato da solo un'occasione fantastica. Mi sembra che non sia riuscito a coordinarsi bene nel momento del tiro. C'è Poli. Buona serie di passaggi. Douglas Costa. È al limite dell'area. Una super parata, evita il gol. Ha visto una chiara opportunità, ma ci vuole ben altro per segnare da quella posizione. Soluzione in mezzo. Pericolo, può tirare. Palla deviata. Riceve e si prepara ad avanzare. Rodrigo. Aggancia il passaggio. Può andare. Brutto l'intervento, sarà calcio di punizione. Rodrigo, fallo. Tocca verso il centro. Alessandro. Soluzione in mezzo, allontana. Ci ha provato. Secondo me non era convinto neanche lui. C'è Cristiano Ronaldo. Alessandro. Pallone termina fuori. Provano il contrattacco.
ci avviciniamo agli ultimi 15 minuti dell'incontro. Rodrigo, ottime le qualità di palleggio. Passaggio fuori misura, pallone perso. Sul filo del fuorigioco, i compagni non lo aiutano. Alexandro, evento evidentemente falloso. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. La battuta in mezzo. Bonucci, Rodrigo, Alessandro. Cross verso il centro, la mette fuori. C'è spazio in contropiede. Prova il filtrante. Riceve il passaggio. Hanno ottenuto un fallo laterale. Ci sono novità in arrivo. Cambierà qualcosa l'allenatore. Effetto il cross. Allontana il pericolo. Troppa fretta di eseguire il cross in questo caso. Tutti e due gli allenatori stanno per cambiare qualcosa. Vediamo chi entra e chi va in panca. Mette fuori il pallone. Riceve e si prepara ad avanzare. Brava Bellion. Tira ancora. Era oltre l'ultimo difensore. C'è offside. Destro. C'è campo per andare. Ben posizionato, riceve palla, può attaccare. Ha una buona occasione. Sbaglia l'appoggio al compagno. Rodrigo. Qui è chiuso dagli avversari e non ha nessuno a cui passare il pallone. Alessandro. Palla al centro. Calcio d'angolo tra le braccia del portiere. Destro. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Allarga bene sulla fascia. Il cross. Ottimo l'intervento che allontana. Soluzione in mezzo. Douglas Costa prova a passare la difesa col pallone profondo. Da lì può provare. Preferisce non correre rischi. Ottimo l'intervento del portiere. Palla al centro. Eccolo il colpo di testa. Buon pressing in difensivo. Sarà rimessa laterale. Prova sul secondo palo. Cross respinto. Riusciti bene a liberare. Sceglie il retropassaggio. Sbaglia il passaggio. E l'arbitro fischia la fine. Molte cose positive oggi, direi soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. È davvero tutto, grazie di cuore a Luca, grazie anche da parte mia.